promossa da Confservizi CISPEL Abruzzo, la Confederazione Regionale dei Servizi, il 21 giugno all'Auditorium del Parco all'Aquila, e per la prima volta ci sarà la Giornata Mondiale dei Servizi Pubblici riservata alle aziende dei servizi pubblici abruzzesi. Mentre all'interno dell'Auditorium del Parco si svolgerà la tavola rotonda, all'interno ci saranno le aziende che faranno vedere ciò che fanno. Era presente alla conferenza stampa di presentazione anche l'assessore del Comune Carla Mannetti, che alla delega alle partecipate. Il servizio pubblico locale è molto importante, del resto rappresenta il braccio operativo di un'amministrazione. Per la prima volta all'Aquila si tiene questa giornata, che servirà sicuramente per un confronto tra le aziende ed enti gestori dei servizi pubblici, ma anche con tutti coloro che hanno poteri e responsabilità importanti per rendere efficiente ed efficace il servizio pubblico, e quindi la regione, i comuni, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i consumatori. Questo vuole essere in sostanza il significato concreto della giornata regionale dei servizi pubblici promossa dalla Confservizi CISPEL. L'obiettivo è rendere al territorio della regione e ai cittadini un servizio sempre migliore. La giornata mondiale dei servizi pubblici noi oggi è una ricorrenza, in quanto è stata istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1992. Assemblea Generale dei Servizi Pubblici, che vuole rimarcare quello che è l'utilità del servizio pubblico, coinvolgendo la comunità e facendo capire quali sono le vere risorse e i veri, diciamo, rappresentanza di tutto ciò. Faccio un esempio: penso alle risorse idriche, penso alle risorse ambientali, penso al discorso ovviamente della mobilità, penso al discorso dei rifiuti. E se noi consideriamo come oggi la comunità possa usufruire in modo migliore e far sì che ci sia un'applicazione giusta di quello che possono essere i servizi pubblici, anche per la tutela e la salvaguardia del territorio. In questa giornata ci saranno anche le aziende che si occupano del pubblico. Cosa c'è ancora da fare per le aziende che si occupano del pubblico? Quali sono le maggiori difficoltà oggi? Le maggiori difficoltà sono quelle di fare i conti con i bilanci, come sempre per ogni azienda, però in questo noi lo sforzo che mettiamo è quello di innovare anche le procedure di lavoro tale da portarci a dei risparmi per gli utenti prima di tutto, e anche la possibilità di fare forte innovazione nei processi di produzione e nei servizi che rendiamo. L'introduzione di strumenti tecnologici è importante per accelerare sia i servizi e migliorare la qualità di quello che facciamo.